posso affermare con un'assoluta convinzione che i risultati di questo EFPA Meeting del 2011 sono stati assolutamente entusiasmanti. Si tratta di due giorni di confronto dove, in differenza di corsi organizzati dalla società, c'è maggior libertà da parte delle società di gestione. È dal 2008 che partecipo a questi incontri, dal primo di Verona, e sono sempre momenti di formazione e di crescita culturale. Estremamente positivo. Ho sentito sia da parte degli intervistati durante le tavole rotonde una grossa esigenza di formazione qualificata per poter reggere le sfide che un mercato sempre più globale e sempre più difficile da interpretare pone ai risparmiatori e anche agli operatori professionali del settore.
ritengo che sia stato sicuramente utile come momento di confronto, come ogni momento di questo genere. Il discorso dei social network è stato sicuramente uno degli elementi più così distintivi, e soprattutto l'intervento di oggi che ha dato la collega spagnola. Oltre a questo, ovviamente, tutti gli interventi che sono stati fatti nei giorni passati a livello formativo, questo sicuramente. Alcune considerazioni sulla riuscita del meeting EFPA? Il meeting è sempre interessante, ogni anno ci sono presentazioni aggiornate, estremamente attuali, fatte da persone competenti, analisi di quello che succede sui mercati, presentazione anche di prodotti che aiutano anche a capire meglio quello che succede nel mondo. È molto importante e ci aiuta nella nostra categoria il confronto con le singole case di investimento che partecipano a tutta la manifestazione, anche perché ci sono approfondimenti poi che possono essere fatti a livello tematico con i singoli operatori. Quindi giudizio molto positivo, come sempre. Facendo qualche breve calcolo, che è stato anche fatto da GFK Eurisco, su quello che potrebbe essere il potenziale bacino di utenza futuro di professionisti certificati, penso che potremmo arrivare a triplicare il numero degli attuali professionisti certificati, che comunque è già significativo, essendo di 3.345 professionisti. L'altro aspetto che ritengo ulteriormente gratificante è la presenza in sala, e di questo ne sono molto grato, di professionisti provenienti dalle banche, e sentire da loro l'entusiasmo, la convinzione dell'importanza della certificazione anche per chi apparentemente non dovrebbe averne bisogno, perché già auto certificato dal brand di riferimento, è una grossa motivazione a proseguire e un grosso segnale di ottimismo per lo sviluppo della certificazione in Italia. Abbiamo avuto due seminari tecnici, una tavola rotonda, un panel di discussione su un sondaggio importante per la categoria dei certificati EFPA e anche dei non certificati, per testare come il mercato è attento ad una formazione permanente qualificata sempre più importante e destinata ad accrescere la sua importanza. Abbiamo avuto anche degli working group, delle sessioni interattive, delle testimonianze dall'estero del fatto che il mondo sta cambiando anche nel nostro settore. I social network saranno destinati ad avere sempre più
importanza per raccordare quelle che sono le esigenze del mercato e dei professionisti che operano in questo mercato nel presente e soprattutto nel prossimo futuro. Per non parlare infine del supporto essenziale e assolutamente indispensabile dei partner, sempre del settore, anche questi molto qualificati e in continua ascesa. Ne abbiamo avuti più di 30 e, ripeto, siamo estremamente soddisfatti. Le sue impressioni sulla riuscita del Meeting EFPA di quest'anno? E, a dire il vero, potrei affermare che anche quest'anno è stato un ottimo meeting, non solo per l'organizzazione della location, ma soprattutto sui contenuti. Ormai è diventato quello con EFPA un appuntamento nel quale ci si ritrova con colleghi e ci si confronta, e soprattutto il livello dei relatori è un livello molto elevato. Oltre al momento di formazione, che è molto importante, che è necessario per la nostra preparazione, il confronto, soprattutto in momenti di mercati abbastanza in crisi, ritengo che sia affrontato un punto molto importante, che è quello del social network, che andrebbe però approfondito e ripreso, perché ritengo che possa dare maggiore visibilità a tutti i professionisti che approfittano di questa certificazione, che comunque è molto importante e riconosciuta a livello europeo.